secondo me c'è, visto che sei quasi seduto di fianco a me, secondo me c'è, ci sono due questioni grosse. Cioè, è del tutto evidente che il modello dei comuni come l'avevamo pensato prima con la legge Galli non è più possibile, perché non è solo la gestione dell'acqua, ma del servizio idrico integrato, nel senso che bisogna anche gestire il ciclo dell'acqua. Però il tema che Walter mi sembrava ponesse nella sua relazione oggi è quello della democrazia. E secondo me la nostra provincia, al contrario delle cose che provocatoriamente ha detto Bazzan nella lettera, anche un po' offensiva nei tuoi confronti, che ha scritto l'altro giorno, sono temi veri. Nel senso che noi ci troviamo di fronte a una frammentazione anche della proprietà del BIM, in cui secondo me avere 64 padroni è come non averne nessuno. Per cui in realtà nessuno ha la capacità di indirizzare dal punto di vista politico-amministrativo, e questo è il tema secondo me della provincia di Belluno, nelle decisioni anche importanti che deve fare un ente che gestisce il ciclo dell'acqua integrato, perché non si parla solo dell'acqua da bere, altrimenti sarebbe una banalizzazione. Si parla del ciclo dell'acqua, che è una roba molto più importante, molto più complessa. Allora io credo che chi ha parlato dei beni comuni lo deve rivendicare proprio con forza sta roba qui. Cioè, gli istituti democratici che noi abbiamo conosciuto, peraltro di fronte anche alle dichiarazioni del governo Monti che vuole anche andare verso l'abolizione delle province, e sostanzialmente l'atto della provincia di Belluno, a parte quattro comuni, ricopia l'assetto della provincia. Se rimane con l'assetto istituzionale che ha, in realtà ha un deficit di non governo. Io lo dico da ex capogruppo di una delle poche amministrazioni che con il BIM e poi con il GSP ha fatto una battaglia frontale, e ci siamo anche fatti molto male perché abbiamo perso le elezioni. Uno dei temi su cui avevamo perso le elezioni poi nel comune di Belluno è stato esattamente questo. Però è del tutto evidente che e io mi aspettavo, lo dico a Walter, lo dico agli altri che sono anche questa sera, di fronte alle provocazioni che in maniera intelligente e anche talvolta rozza da parte dei metra pensè, tra cui appunto Piero, che è qua vicino a me, del BIM, che ci dicono: ma voi in realtà volete un ingessamento, un'incapacità di decisione di un ente importante qual è quello che deve gestire il ciclo dell'acqua. Secondo me le cose che diceva Nunce Walter sono importanti, cioè noi dobbiamo trovare delle forme di partecipazione democratica che allo stesso modo garantiscano non soltanto, come dire, il diritto di cittadinanza, ma anche il diritto di decisione dei cittadini, perché il tema, io lo faccio apposta per far intervenire Piero così dopo lo fischiate, ma il tema che secondo me deve essere posto al centro oggi dell'evidente crisi decisionale del BIM, perché Walter, tu puoi anche dire che i sindaci sono stati sottoposti a ricatto nell'approvazione dei bilanci, ma questi qua, sindaci di centro-sinistra, sindaci di centro-destra, sindaci di liste civiche, i bilanci li hanno approvati, cioè hanno approvato il tema è che dentro il BIM in realtà secondo me c'è stata una sovradimensione industriale rispetto a un bene che tu descrivi come non industriale, che non c'è stata una critica da parte delle amministrazioni locali rispetto
a un sovradimensionamento degli investimenti. Tant'è vero che oggi mi pare di capire, ma io davvero ne capisco poco, che i comuni ritornino indietro sulla tariffazione straordinaria che era del 100 euro, rispetto a un ritorno indietro rispetto ai piani di investimento, in cui è del tutto evidente che le amministrazioni locali non avevano nessuna capacità di controllo su quello che era il piano industriale che GSP proponeva. Noi, da parte nostra, diciamo, secondo me, secondo noi, dentro questo c'è anche un'altra responsabilità, in cui evidentemente se i bilanci non funzionano da 3-4 anni, perché il piano di investimento parte, ma questo è un altro discorso, c'è anche una responsabilità di altro tipo che si può configurare anche come false comunicazioni sociali, ma quella è un'altra questione. Però, secondo me, la vera questione che è stata posta sui giornali è quella che hai posto tu, che ha posto Piero, cioè la questione della democrazia, degli strumenti di governo in una frammentazione amministrativa come quella della provincia di Belluno, di un bene comune, qual è quello non tanto dell'acqua potabile, ma tanto quello del ciclo dell'acqua. Dopo, se si decide qui di andare all'assemblea del BIM con i cartelloni a dire la nostra, è assolutamente legittimo, però mi pare che sia di fronte alla crisi del modello amministrativo che è stato proposto, il tema che noi dovremo affrontare insieme. Scusate, sono stato troppo lungo.